Ciao a tutti e bentornati sul canale, io sono Pasquale e questo è Risparmio e bentornati in un nuovo video del vostro amichevole investitore della Porta Accanto. Oggi volevo parlare un attimino del mercato UK, il mercato del Regno Unito. Non lo tratto spesso, però per un investitore da dividendo come me può essere un mercato abbastanza interessante perché non esiste la doppia tassazione, per cui è un po' come andare a investire in Italia pagando solo il 26% di ritenuta di tasse appunto sui dividendi che si vanno a incassare. Un mercato, secondo me, un po' più evoluto rispetto a quello italiano, che offre per cui delle aziende che possono essere delle aziende anche da considerare per il growth, per cui l'aumento del valore delle azioni sul mercato. Ovviamente in questo caso particolare non è detto che questa sia la mia scelta, perché investire in determinate aziende può essere magari solo un modo per aumentare il cash flow e non per andare a ottenere un capital gain eccessivo sull'aumento del valore delle azioni. Però, diciamo, non è questo l'argomento del video. L'argomento del video è cercare di avere delle aziende UK che abbiano un alto dividendo, indipendentemente da questo. Per cui andiamo subito a parlare un attimino, di queste aziende ad alto dividendo. Prima di tutto, queste aziende non è detto che abbiano un capital gain, come ho detto poco fa, sono aziende che ho scelto solo perché hanno un alto dividendo, un dividend yield molto importante, e che, dato che non c'è la doppia tassazione, potrebbero essere un modo per diversificare in termini geografici, andando a ottenere comunque un ottimo cash flow mensile. Sono una selezione di aziende che potrei mettere solo per generare il flusso di cassa e nient'altro, ma questo perché si tratta di aziende che possono adattarsi a una mia strategia personale di investimento, ma che non potrebbero andare bene a tutti. Per esempio, per chi cerca solo una strategia da dividend growth, e per cui aziende che possono incrementare il loro dividendo anno dopo anno, così anche portando un aumento del valore delle azioni in borsa, beh, queste aziende potrebbero non essere utili. Lo considero solo perché hanno l'esenzione alla doppia tassazione e non per altri motivi. Però sono tutte aziende solide e ben rodate, che sono da decenni quotate sul mercato del London Stock Exchange. Ma ricordiamoci sempre che nessuna azienda è mai sicura per sempre, perché colossi molto importanti e giganti sono falliti o comunque sono relegati da anni, quelle aziende che erano una volta delle grosse aziende, ma adesso, diciamo, sono lì a sopravvivere dal punto di vista del mercato azionario. Ho lasciato fuori da questa lista delle società molto conosciute, come ad esempio la GlaxoSmithKline, la Vodafone o aziende del tabacco come la British American Tobacco o la Imperial Brands. Questo per un motivo di scelta mia personale: io non investirei in queste aziende, o comunque se ci investissi dovrei farmi le mie valutazioni, o come nel caso di GlaxoSmithKline, è un'azienda che tutti conoscono, è sempre analizzata. Volevo portare un contenuto un po' più particolare rispetto al solito. Ultima premessa: questi non sono consigli finanziari, ma porto questo video solo a scopo educativo ed illustrativo, per cui non investite se non avete fatto le vostre opportune considerazioni, studi sull'azienda, studiatene tutto quello che è l'ambito finanziario, debitorio e così via. Andiamo a parlare prima di tutto di Evraz. Evraz ha una market cap di 8,4 British pound, miliardi di British pound, un dividendo lordo del 9,49%, per cui netto per noi italiani del 7%. Il ticker è EVR e nel settore dei materiali. Evraz PLC, insieme alle sue filiali, produce e distribuisce acciaio e prodotti collegati sia in Russia che nelle Americhe, in Asia, Europa, CSI, Africa e anche a livello internazionale. Opera attraverso quattro segmenti: acciaio, acciaio per il Nord America, carbone e poi other operation. L'azienda offre prodotti in acciaio, varie miscele di carbone da coke, o tra cui il duro, semiduro e semimorbido, e poi anche prodotti a valore aggiunto come acciaio per infrastrutture, rotaie, tubi di grande diametro e beni tubolari. I suoi prodotti sono utilizzati nell'edilizia, nelle infrastrutture ferroviarie e nelle industrie ingegneristiche e minerarie. L'azienda si occupa anche dell'estrazione di un minerale, in particolare il vanadio, produzione di prodotti a base di vanadio, estrazione ed arricchimento di minerali di ferro e carbone e le attività di generazione di energia, spedizione e di trasporto ferroviario. La Evraz è stata fondata nel 1992 e ha sede a Londra, nel Regno Unito. Poi abbiamo MNG Investment, che attraverso le sue controllate si impegna in attività di risparmio e investimento nel Regno Unito, ma anche a livello nazionale. La società ha due segmenti: Saving and Asset Management e Heritage. Offre soluzioni di gestione della pensione, del risparmio e degli investimenti ai suoi clienti, sia retail che istituzionali. Questa società fornisce anche pensioni individuali ed aziendali.
rendite, vita, risparmi e prodotti di investimento. Inoltre serve singoli risparmiatori e investitori, consulenti finanziari, paraplanner e investitori istituzionali. La società era precedentemente nota come M&G Prudential PLC e, se vi ricordate, in un altro video in passato l'avevo comunque presentata, ma ha cambiato il suo nome in M&G PLC nel settembre del 2019 ed è stata fondata appunto con questo nuovo nome nel 2017. Market cap di 5.2 miliardi di British Pound, 8.94% di dividendo lordo, a noi italiani entra il 6.6% netto, ticket MNG e il settore Diversified Financial. Persimmon PLC, insieme alle sue controllate, opera come costruttore di case nel Regno Unito. L'azienda offre alloggi familiari con il marchio Persimmon Homes, alloggi executive con il marchio Charles Church e l'edilizia sociale con il marchio Westbury Partnership. Fornisce inoltre servizi a banda larga. È stata fondata nel 1972 e ha sede a York, stupenda città del Regno Unito. Market cap di Persimmon 8.8 miliardi di British Pound, dividendo lordo dell'8.55%, un dividendo netto del 6.32%, il suo ticker PSN e ovviamente, come si può vedere, sono Consumer Durables. Penultima società, Phoenix Group, market cap di 6.4 miliardi di British Pound, dividendo lordo del 7.51%, netto del 5.56%, il ticker è PHNX e il settore è l'insurance. Appunto questa azienda, la Phoenix Group, si impegna nel risparmio a lungo termine e nelle attività pensionistiche in tutta Europa. La società opera attraverso i segmenti UK Heritage, UK Open, Europe, Reassure e Management Services. Si impegna nella gestione di polizze assicurative che includono prodotti finanziari vita, attivi e chiusi. L'azienda inoltre fornisce anche pensioni sul posto di lavoro e prodotti di risparmio e investimento dei clienti con il marchio Standard Life. La sua attività di soluzione pensionistica comprende rendite di acquisizione e attività di rendite di acquisto all'ingrosso, in cui acquisisce rendite e fornisce la stabilità finanziaria per pensioni sicure. L'azienda offre anche una gamma di prodotti finanziari per il mercato degli over 50 con il marchio Sun Life, che coprono la copertura a vita, il rilascio di capitali, i piani funebri e l'assicurazione sulla casa. Phoenix Group Holding ha una partnership strategica con Standard Life Aberdeen. Era precedentemente conosciuta con nome di Pearl Group e ha cambiato il proprio nome in Phoenix Group Holding nel marzo 2010. Phoenix Group Holding PLC è stata fondata nel 1782 e ha sede a Londra, per cui un'azienda antichissima. Ultima azienda, Legal & General, e anche di questa me ne avete sentito parlare in passato, perché un'azienda che anche questa è di mio gradimento. 16.5 miliardi di British Pound di market cap, un dividendo lordo del 6.39%, un dividendo netto del 4.72%, il ticker è LGN ed è appunto nel settore assicurativo. Legal & General Group fornisce vari prodotti e servizi assicurativi nel Regno Unito e negli Stati Uniti e anche a livello internazionale. Opera in quattro segmenti: Legal & General Retirement, Legal & General Investment Management, Legal & General Capital e Legal & General Insurance. Il segmento Legal & General Requirement offre contratti di rendita con reddito garantito per un determinato periodo di tempo, prodotti assicurativi di longevità per schemi pensionistici aziendali, mutui a vita, piani di assistenza vita e mutui solo interessi pensionistici. Il segmento invece Legal & General Investment Management fornisce la gestione di fondi indicizzati, fondi obbligazionari attivi e fondi di liquidità, gestione azionaria attiva, investimenti orientati alla soluzione e alla responsabilità, fondi multi-asset, soluzioni per schemi pensionistici aziendali e fondi immobiliari. Il segmento Legal & General Capital invece offre una strategia di implementazione degli investimenti diretti di ristrutturazione e di strutturazione. Ultimo, il segmento di Legal & General Insurance fornisce prodotti di protezione, appunto come assicurazioni sulla salute, disabilità, malattie critiche e incidenti, assicurazioni individuali a termine, riassicurazioni, risparmi e benefici in caso di morte e rendite. La società è anche coinvolta nella gestione di fondi comuni di investimento istituzionali, finanziamenti ipotecari, tesoreria, progetti edilizi a sviluppo abilitativo e modulare, assicurazioni generali e attività di investimento a tempo indeterminato, nonché nella produzione di capannoni. Si occupa inoltre di investimenti immobiliari, operazioni di gestione e negoziazione, soci accomandatari del fondo, fiduciari del fondo, prestiti commerciali, investimento in capitale di rischio, schemi contrattuali, gestione, tracciamento e trasferimento delle pensioni, fondi di investimento alternativo degli investitori, gestione collettiva del patrimonio e attività di gestione degli investimenti. Offre inoltre consulenza in materia di investimenti, consulenza in materia di informazioni commerciali e tecnologici. Anche questa è un'azienda molto ma molto anziana, perché è stata fondata nel 1836 a Londra. Queste aziende sono aziende secondo me molto interessanti, perché in conclusione possono essere un ottimo modo per aumentare il proprio cash flow mensile, appunto tramite dividendi, senza per questo andare ad incorrere in una doppia tassazione, per la quale appunto si andrebbe incontro se si andasse a investire
in aziende oltremare, al di là appunto del Regno Unito, ma allo stesso tempo, diciamo, in un mercato sviluppato che poi, per cui ci può andare a dare una situazione di una certa stabilità economica dal punto di vista dell'azienda. Ovviamente, come dicevo all'inizio, niente è sicuro, però è un buon modo per diversificare in termini di geografici, ma anche in termini di asset. Ovviamente questi non sono consigli finanziari, però se a qualcuna di queste aziende può interessare, vi ho dato degli spunti per andare a approfondirle, andare a studiarle per il vostro conto e andare a valutare in profondità se effettivamente può essere conveniente andarci a mettere qualcosa dentro. Ovviamente vi ricordo che se questo contenuto è stato di vostro gradimento, mi potete lasciare un pollice in su che mi fareste un grande piacere, fate crescere il canale, fate crescere me anche in altezza, così mi hanno detto, a me non mi ha detto il medico, e comunque se siete nuovi iscrivetevi e cliccate sulla campanella delle notifiche per non perdere nessun video successivo. Vi saluto perché anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!